Cari amici, bentrovati a questo appuntamento con le risposte creative che sono state segnalate a Vita Trentina. Fra le realtà più pesanti, più gravose anche di preoccupazione, c'è in questi giorni sicuramente l'ambiente delle residenze sanitarie assistenziali o i reparti ospedalieri di lungo degenza o le case di cura. Gli ospiti, i disabili, gli anziani si sono trovati più soli, senza quel rapporto con la comunità che è dato dai parenti, dai familiari e anche dai volontari, soli con il personale ospedaliero. Ma proprio il personale si è attivato, abbiamo avuto molte segnalazioni, utilizzando lo strumento delle videochiamate per metterci in contatto con i familiari, almeno qualche minuto al giorno, e con vari dispositivi, può essere il cellulare oppure il tablet o anche il computer di casa, c'è la possibilità di avere un rapporto visivo, diretto. Quindi non solo parlare, non solo la voce, ma cogliere anche un'espressione, di disagio, un malessere, un benessere, anche infondere fiducia, serenità. È uno strumento che a livelli diversi, con le possibilità di ognuno, è possibile utilizzare al meglio, che ci obbliga anche ad una qualità della comunicazione. Un'altra sfida di queste giornate, un'altra risposta, creativa che vi vogliamo segnalare. Domani ne vedremo un'altra.